Oh, finalmente una giornata di mare, ragazzi. Filippo, quanto ci vuole al bagno? Scusami, dove state? In realtà, Stefano, io ho visto Hillary che andava in quell'altro bagno. Poi non so dove è andata. Che cosa? Ho visto solo una persona qui che passava con una bambina che... una bambina che urlava. No, ragazzi, a me non me ne frega niente. Io adesso chiamo subito la polizia perché... cioè, vi rendete conto? Non sto trovando Hillary. Cioè, stanno rapito Hillary, ma io faccio... come faccio? Pronto, polizia? Sì, sono a... ho uno stabilimento e hanno rapito mia figlia, sì, Hillary. Ciao a tutti, tutti i funghettini. Oggi è un video, ragazzi, molto speciale e particolare, perché abbiamo rubato la telecamera di Stefano e abbiamo pensato di nascondere Hillary, a modo che poi facciamo finta che l'hanno rapita. Quando Stefano arriverà a pensare che è una giornata normale e gli faccio credere che dobbiamo fare un video, secondo me poi dopo penserà. Capito, abbiamo capito tutti, da... sei lento. Stavo dicendo. Spiegati allora. Io sapevo non c'è di te. Sì, proprio. Non ho sentito. Quindi facciamo finta che mi rapiscono, sì. O rapisci tu? No, ti rapiscono gli altri. Ah. Però ragazzi, funghetti, funghettine, ci servono dei complici, sennò non riusciamo. Quindi abbiamo qui con noi i nostri amici. Tre amici. Allora, facciamo i nomi. No, no, i maschi per ultimi. Con noi tre complici, la prima è Emma, seconda Beatrice e il terzo Fabio. Ci aiuteranno? Ma non hai detto me. Io sono stata una cattiva, facciamo finta di niente. Oh, finalmente una giornata di mare, ragazzi. Io con Hillary ci divertiremo, faremo qualche video insieme. Oh, finalmente, ragazzi, una giornata di mare. Hillary, scusa se sono arrivato un po' tardi, però tanto tu stavi qui con Filippo, vero? Senti, là, pensavo, che ne dici se facciamo tipo un bel video qui al mare, tipo un pausa challenge? Hillary, sto parlando perché parli con Filippo. Quindi dicevo, ragazzi, mi è venuta una bellissima idea, che ne deve fare, che ne so, un bel video. Perché fate così? No, niente. Che gli era andata una mosca sul naso di Hillary, ho detto c'è una mosca, quindi levatelo, no? Ok, quindi Hillary, pensavo, che ne so, oggi possiamo fare un bel video io e te? Visto che siamo solo noi tre, ok, che ne so, tipo un pausa challenge, un nascondino. Che sì, ne dici? Sì, noi andiamo un attimo al bagno, vero Fili? Sì. Devi andare al bagno? Sì. Va bene, Hillary, vai al bagno, ti aspetto qui e poi facciamo un bel video insieme, ragazzi. Un bel video, che ne so, tipo un, ecco appunto, diciamo, un nascondino, un pausa challenge, una cosa fighissima qui al mare. Perché come vedete siamo al mare, oggi è una bellissima giornata. A proposito, com'è il tempo da voi? Filippo, dove mi nascondo? Rimani qua, dopo faccio finta di niente, poi quando se ne accorgerà, se ne accorgerà. L'ha rapita uno che è passata, gli diciamo così, no? Non è una bella idea, che dite? Cioè, ma quanto ci stanno mettendo al bagno questi due? Cioè, sono due ore, ma Hillary che è sparita, che ha detto che andavano al bagno e non sono più tornati. Adesso cerco Filippo e mi arrabbio questa volta. Filippo, quanto ci vuole al bagno? Scusami, dove state? Io sto di qua, invece Hillary sta in quello delle femmine. No, ho già controllato in quel bagno, non c'è nessuno. Filippo, dov'è Hillary? Scusami. No, Hillary sta là. Dove? In realtà, Stefano, io ho visto Hillary che andava in quell'altro bagno. Poi non so dove è andata. Che cosa? Filippo, spero scherzi. Ho visto solo una persona qui che passava con una bambina che... una bambina che urlava. Che vuol dire? Non ti... fatti capire. Ho sentito una bambina che urlava che se ne andava. Cioè, quindi mi stai dicendo che Hillary stava al bagno ed è passato uno, Hillary, una bambina strillava? Allora, io sono andato nelle bambine maschi e Hillary in quello delle femmine. Poi ho sentito la voce di Hillary che urlava. No, Filippo, aspetta. Cioè, quindi tu mi stai dicendo che siete andati al bagno e hai sentito Hillary che si lava e uno che se la portava via? Sì. Spero scherzi. Aspetta un attimo, vado a chiedere perché. Non, vado a chiedere a qualcuno qui. Ragazzi, scusate, scusate il disturbo. Avete per caso visto una bambina? Sì. Come sì? Dov'è? Una bambina che. Sì, è un uomo. Che cosa? L'hanno portata via. Ma quando? Dove? Adesso. State scherzando, vero? No. No, ma aiutate a cercarlo per fuori. Certo. Dove? Per di là. Nascondi, stai arrivando papà, corri, scappa. Fa come lui. Così papà non te lo va e penserà solo una sorta.
Ragazzi, credo che devo chiamare la polizia perché non lo so, adesso chiedo qui, chiedo a una signora se mi può aiutare. No ragazzi, a me non me ne frega niente, io adesso chiamo subito la polizia perché Filippo mi ero raccomandato, mi ha detto ma vieni, sta un po' con me al mare, guarda che cosa è successo. Adesso io chiamo subito la polizia e mi raccomando di testimoniare appena viene la polizia e dirgli quello che è successo. Perché io no ragazzi, cioè vi rendete conto, non sto trovando Ilari. Cioè stanno rapito Ilari, ma io faccio come faccio? Non è meglio se la smettiamo che sta chiamando la polizia? No, se lo merita dopo quello che ha fatto Ilari. No, no, ragazzi, allora, qual è il numero della polizia? Nemmeno mi ricordo. 112, 118, non mi ricordo. Scusami, se dai il numero della polizia. 118. 151, 152, 153, 100, ma che cosa dice 118? Pronto? Pronto? Sì, pronto, polizia? Sì, sono a uno stabilimento e hanno rapito mia figlia, sì, Ilari. Sì, perché, non lo so, vabbè, come io dov'ero, cioè io sono arrivato, ma lei era con i suoi amichetti e stavano giocando e è sparita. Vi prego, venite, vi prego, sono 80 pure, vi prego, venite, venite subito, vi prego, correte, correte. Della polizia. Ma vabbè. Scusate, sono qua. Scusate, non so fare. Ragazzi, era qua. Ragazzi, qualcuno ha visto Ilari. Oddio, sono visto. Ma cerchiamo bene, magari si sta solo. Magari mi sta facendo solo uno scherzetto. Magari. Ilari! Ilari! Ragazzi, qualcuno ha visto una bambina! Una bambina! Ilari! No, non è qua dentro! Non è qua dentro! Ragazzi, sono tutta. Ilari, Ilari! Magari sta qui dentro, non è qui dentro. Ilari sta qui, non sei qui. Dov'è ragazzi? Ah, ho un'idea. Ma ora che ci penso, ma non è che tante volte si sono nascosti nella cabina? Non è che mi stanno facendo uno scherzetto? Se stanno in cabina, guarda, veramente questa volta la metto in punizione, non la porto più al mare per tutta la vita. Ho capito tutto, ho chiuso. Mi è venuta l'idea, se magari dico vai a controllare nel mare, no? Dentro l'acqua magari si è fatto un bagnetto. Stefano! Filippo, dimmi che l'hai trovata, dimmi che l'hai trovata, ti prego. No, però forse so dove potrebbe essere. Dove? Dimmi dove. Forse un bagno al mare, forse. No, Filippo, ho già cercato al mare, comunque vado a vedere al mare. Io vado a vedere al mare. Sì. Ok. Va bene, vado a vedere al mare sulla riva. Tu vai a cercare da qualche parte, ti prego Filippo, aiutami. Devo andare a avvisare Ilari. Ma dov'è Ilari? Ilari, Ilari, sta arrivando tuo padre. Ilari, sta arrivando tuo padre. E quindi? Vabbè, Ilari, sta arrivando tuo padre. Davvero che ha chiamato la polizia? Sì. E poi i carabinieri. E una scuola qua dentro. No. Eccolo, tuo padre sta arrivando qui nella cabina. Corri, e andiamo nel posto di prima, corri. Vabbè, speriamo che non ha chiamato la polizia. No ragazzi, non c'era nemmeno sulla riva del mare, non lo so, non c'era. No, veramente, però. Ehi, che cos'è questa? Ma questa qui è la ciabattina di Ilari. Questa è la ciabatta di Ilari, ragazzi. È un indizio. Scusa, bambina, tu lavori qui? Sì. Ma hai visto per caso Ilari? Perché ho trovato una ciabatta, per caso lo sai nulla? No, non so nulla. Sei sicura? Ma veramente? Guarda, io ho visto una bambina correre là dietro. Da dove? Da lì e da lì. Sei sicura? Sì. Oh, Ilari, mi manchi. Cioè, mi manca. Ti prego, polizia, sbriga di arrivare. Polizia, sbriga di arrivare. Qui, ragazzi, qui sta succedendo un casino. Però questa c'è la. Ehi. Ragazzi, qui c'è l'altra ciabatta di Ilari. Ma ho trovato anche l'altra ciabatta e vedo qualcosa che forse. Qualcosa ho capito, forse qualcosa ho capito, ma io spero veramente che mi sto sbagliando, perché se adesso mi hanno fatto chiamare la polizia senza motivo, io veramente questa volta, ragazzi, giuro che gli faccio chiudere il canale e i suoi amici lei se li scorda. Shh, venite con me. Sta cercando di capire, adesso sta rimuovendo. Cioè, sono loro, ragazzi, non ci credo. Adesso vi faccio prendere un colpo. Vieni un po' qui. Vieni qua, vieni con me. Ilari. Papà, scusa, non è stata colpa mia. Che cosa non è stata colpa tua? Ilari, ma tu hai capito che mi hai fatto cercare per tutta la spiaggia? Ho chiamato anche la polizia, per colpa tua. Adesso facciamo una figuraccia, adesso devo chiamare la polizia di non venire più. Ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Sta venendo la polizia. Ilari, dammi il telefono. No. Ilari, devo. Ilari. Papà,
credo sia meglio il caso di scappare. Ilari, dammi il telefono. Dammi il telefono, devo chiamare la polizia. Ilari, dammi il telefono. Ragazzi, noi scappiamo e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!